Bimbe, eccoci al tutorial dell'albero vellutino. L'albero vellutino realizzato solo con l'utilizzo di ago, filo e colla a caldo, ovviamente anche il kit. L'albero vellutino è alto nel totale circa 35-40 cm, è posizionato su una base di legno di 12 cm con il bastoncino. Il cono alto 26 cm, rivestito di velluto elasticizzato. Questo velluto elasticizzato, disponibile in tre colori, panna, verde e rosso, è un velluto elasticizzato, quindi ci permette di poter rivestire, ora glielo faccio vedere, di poter rivestire anche delle parti, delle superfici stondate, come in questo caso. Abbiamo poi decorato il nostro alberino, oltre che con ai cordini di ciniglina, che sono una delle novità di quest'anno, è questo tubolare glitter imbottito. Lo abbiamo decorato con i fiori realizzati con la grecia e le foglie realizzate con il feltro modellabile, ognuno ovviamente nel suo colore, e all'interno del fiore abbiamo messo il pistillo. Allora, innanzitutto, io ovviamente vi faccio vedere i passaggi per rivestire il cono e per fare il fiore, perché poi i fiori sono tutti uguali e quindi è abbastanza semplice. Allora dovete incidere con la taglierina la parte del cono, ok? Così nella versione verticale. Poi andrete a ritagliare dal cartamodello la sagoma del vostro sul vostro velluto. Andrete a posizionare il vostro albero circa al centro, cioè al centro del velluto, e andando, aiutandovi con un, io ho fatto, aspetta, sì, sta buona, aiutandovi con il manico di un cucchiaino. Che stai buona? No, sta buona perché vado a prendere il cucchiaino e ritorno, non No, andare via. No, dove vado? a volte fai andare via. Allora, fate questo con il manico del cucchiaino, andate ad inserire, vedete, si inserisce benissimo. Andate ad inserire il velluto per tutto. Leva la mano di lì. Per tutta l'altezza. Ecco qua. Il velluto deve proprio entrare nella fessura che avete tagliato. La stessa cosa la fate dalla parte di qua. Ecco qua, vedete? Si vede? La stessa cosa la fate dalla parte opposta, quindi andrete ad inserire tutte e due le parti tagliate del velluto all'interno della nostra fessura. In questo modo, anche se poi l'albero verrà girato, diciamo, sul dietro, come vedete, si vedrà una fessura abbastanza sottile, quindi non esteticamente brutta da vedere. Dopodiché andrete a girare il vostro bordo. Il bordino è elasticizzato, quindi lo potete tirare quanto volete. Il vostro bordino circa mezzo centimetro sotto Bruciami, l'alberino, e lo andate ad incollare in questa maniera. Quindi andrete ad incollare poi qui il pezzettino lo tagliate, andrete ad incollare il bordino del velluto sotto l'alberino, ok? In questa maniera, che giri proprio sotto in modo che non si veda il bianco del polistirolo. Andate poi, una volta fatto questo, andate a fare un foro all'interno del cono, nella parte dove vedete c'è il cerchietto. Andate a inserire la colla e a mettere il vostro bastoncino. Incollate, mettete la colla all'interno e inserite il bastone di legno, ok? Per l'altezza, insomma, che preferite, potete lasciare più o meno spazio di legno fuori dall'albero. Quindi questo è il passaggio per rivestire il vostro albero. Dopodiché troverete all'interno del kit il tubolare, questo qua, questo tubolarino glitterato. Partendo da dietro, cioè dal punto dove avete inserito il velluto nella fessura,
lo andate ad incollare e lo girate intorno come abbiamo fatto in questo caso qua, eh? Lo girate intorno in questo modo e lo andrete a bloccare poi in alto. Dopodiché, se volete, lo potete fermare con un puntino di colla dietro oppure lo lasciate libero, è indifferente, tanto non si muove. E dopodiché andate a fare i fiori. I fiori sono semplicemente dei... Ah sì, chiaramente andrete poi, una volta che avete inserito il velluto all'interno del vostro della vostra fessura, andrete a chiudere ed incollare, tanto poi sopra ci vanno i fiori, ed incollare il velluto nella parte finale. I fiori si realizzano con 6 petali, ciascun fiore si realizza con 6 petali di grigia. Andate a fare il punto filza sulla parte dritta del petalo e fate una ricciatura con 6 petali. Quindi 1, 2. E quanto costa il kit? 34? 32, no, 32. Allora, il costo del kit dell'alberino è di 32 euro. E, lo trovate già disponibile sul sito www.merceria-creativa.com oppure su WhatsApp al 345-4273-111 e è disponibile nei 3 colori che vi ho fatto vedere, quindi panna, rosso e verde. Questo è perfetto per chi ad esempio vuol tenere l'alberino di Natale, che poi insomma è natalizio ma fino a un certo punto, perché comunque questi fiori sono dei fiori che vanno bene per tutto l'anno, è decorato diciamo natalizio. Allora, e ad esempio sulla scrivania lo potete regalare o tenerlo, se uno non ha tanto spazio per un albero grande, questo è perfetto. Allora andate a chiudere in questo modo, tirate e andate a dare dei punti per bloccare il filo. No, però aspetta, ho sbagliato. Perché? Perché ho sbagliato. Non c'è un tutorial che indovino. Ma cosa fai? Perché non lo ricordo più, e tanto si sono fatti. Niente, a ritoffa. Chi dice ansia in queste bimbe? Sì, davvero, dice, ma qui cosa fanno? Poi c'è una luce strana, sei gialla, sembra che tu abbia l'ittero. Vabbè, può darsi, non so perché, c'è luce strana? Ma non so perché, sì, è vero, ha ragione. Sì, sei gialla. Ma... è il riflesso del velluto. Accidenti. Sì? Sì, sei un coloraccio itteroso. Vabbè, allora, il fiore va fatto così. Mi sembrava c'era qualcosa. No, perché veramente non... Io penso le cose di ricordarmene tutte, no? Poi invece quando vado a farle mi rendo conto che non me le ricordo più, anche se le ho fatte, ma siccome questo è stato uno dei primi progetti che abbiamo fatto, quindi nel lontano giugno, quindi già mi sono dimenticata come avevo fatto a fare questo fiore, ma cioè, il procedimento è lo stesso, punto filza sulla base. Sei petali. Sì, 6 petali, punto filza sulla base, si blocca il tutto senza chiuderlo e poi dopo si arrotola. Capito? È lì che ho sbagliato, ho fatto la chiusura a anello, invece no, poi vabbè, se uno lo vuole fare in quell'altro modo è uguale, però l'originale è questo, the original è questo qui. Ora si prende il pistillino, sono i famosi fagottini che fanno la sister più che altro e la desa, i famosi fagottini. Ecco, allora con il pistillino si va ad arrotolare il nostro fiore. Si va ad arrotolare il nostro fiore in questo modo. Ecco, vi farlo vedere.
praticamente questi petali qua si arrotola il primo, anzi guarda, fate così che fate meglio. Mettete subito il pistillo sul primo petalo, incollate il pistillo e poi ci andate a arrotolare intorno il fiore. Si fa prima, cioè si fa meglio, eccolo qua. E questo viene così. Si vede? Sì. Vai, eccolo qui. Oh, questo è il fiore come deve venire. Eccolo qua. Dopodiché ovviamente andate a posizionarlo, ritagliate anche le foglie sono di due misure, quindi andrete a mettere le foglie sull'albero in alto e nella parte bassa. Io qui ne ho messi tre sulla base ho messo tre fiori e tre le ho messi, due su questo lato e uno in alto, e poi andate a mettere ovviamente a fare fiocchi per decorare il tutto. Quindi questo è il nostro albero vellutino, il costo del kit è di 32 euro. Questi sono i nostri riferimenti, sito e WhatsApp, quindi questi sono i nostri numeri di telefono dove poter ordinare il materiale o il kit. Bimbe, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial.